Marsala, controlli dei carabinieri scattano due arresti e otto denunce. Trapani, ieri iniziativa per la libertà di stampa dopo l'attentato di Parigi. Mazzara, completati i lavori per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. Mazzara ha convocato il Consiglio Comunale lunedì prossimo, prima seduta del 2015. Calcio, vittoria del Marsala nel derby contro il Mazzara, Canarini battuti 3-0. Benvenuti a una nuova edizione del TG Vallo. La prima della settimana apriamo con la cronaca, due arresti e otto denunce. Questo è il bilancio di alcuni servizi di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della compagnia di Marsala, i particolari nel servizio. Due arresti ed otto denunce, e questo è il bilancio di un servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della compagnia di Marsala nei giorni scorsi tra la città libetana e Petrosino. I carabinieri della stazione marsalese in particolare hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti della 29enne pregiudicata Gisella Angeleri. La donna deve scontare una condanna a 3 anni, 5 mesi e 20 giorni per il reato in materia di ricettazione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti. La 29enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il secondo arresto riguarda il 27enne tunisino Arafat Mehdi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto e che aveva violato diverse volte. Anche il 27enne è stato sottoposto ai domiciliari. Nel corso del servizio di controllo del territorio, un 21enne marsalese ed un 23enne romeno sono stati denunciati perché sorpresi alla guida dei rispettivi ciclomotori senza targa e senza la necessaria patente di guida, poiché mai conseguita. Un altro marsalese di 39 anni è stato denunciato perché sorpreso alla guida di un'auto senza avere mai conseguito la patente di guida. Un 54enne mazzarese è stato denunciato perché all'interno della propria auto è stato trovato un bastone di genere vietato. Altri due giovani marsalesi, entrambi diciottenni, sono stati denunciati per aver guidato i loro ciclomotori senza aver mai conseguito la patente di guida. Un 49enne ed un 17enne di Marsala sono stati denunciati perché trovati in possesso di un motore rubato. 6 persone, infine, sono state segnalate alla prefettura di Trapani per uso personale di stupefacenti. La droga è stata sequestrata. Sono stati ultimati i lavori di installazione e messa in rete delle 32 videocamere per la videosorveglianza nella città di Mazara del Vallo, lo rende noto il sindaco Nicola Cristaldi. Il progetto di videosorveglianza è stato realizzato attraverso un finanziamento del PON Sicurezza. Il primo cittadino mazarese è nominato Claudio Zummo, responsabile del trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza. I lavori sono stati effettuati dal Telecom Italia. Dopo il collaudo dell'impianto, che avverrà nei prossimi giorni, il circuito entrerà pienamente in funzione. No al gioco d'azzardo, a ribadirlo è Don Francesco Fiorino, rettore del seminario vescovile di Mazara del Vallo, che per contrastare il fenomeno ha deciso di istituire quello che viene definito il cosiddetto punto VIX, acronimo che sta per bello incontrarsi giocando serenamente. Un progetto che mira a fornire un'alternativa alla solitudine, allo sballo e al gioco d'azzardo. L'iniziativa verrà presentata venerdì prossimo alle 18:30 nei locali di Piazza della Repubblica, dove verranno messe a disposizione alcune stanze per costituire un vero e proprio spazio d'incontro. Due consiglieri comunali di Favignana hanno aderito al Partito Socialista Italiano. Si tratta di Francesca Grizzi e Salvatore Braschi. Due consiglieri si collocano all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Giuseppe Pagotto, coerentemente con il patto federativo PD-PSI in provincia di Trapani. Nelle prossime settimane si terrà a Favignana il congresso comunale del partito per dotare, si legge in una nota, il partito di una rinnovata struttura organizzativa adeguata alle nuove dimensioni assunte.
Il 1° marzo si terrà il congresso provinciale della Federazione Trapanese del MOVI. La data è stata decisa nei giorni scorsi dal Comitato Provinciale del Movimento del Volontariato Italiano. Il congresso verterà sul tema vivere il presente e progettare il futuro. In vista dell'appuntamento di marzo, il Comitato ha proceduto all'elezione dei garanti che avranno il compito di traghettare il MOVI verso l'elezione del nuovo direttivo provinciale. A Trapani, ieri pomeriggio, manifestazione per la libertà di stampa, il servizio. Scarsa partecipazione ieri pomeriggio a Trapani alla manifestazione indetta dall'Associazione Siciliana della Stampa Trapanese in difesa della libertà di stampa e di solidarietà con la Francia a seguito dei drammatici fatti accaduti a Parigi. L'iniziativa si è svolta con un raduno nella piazza antistante il comune. Alla manifestazione hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Erice Giacomo Tranchida, il deputato regionale Girolamo Fazio, anche il circolo 2 giugno dell'associazione Articolo 21 di Trapani ha voluto rendere omaggio alle 12 vittime del massacro di Charlie Hebdo per la libertà di espressione, di informazione e di satira, per ribadire l'indignazione contro l'attentato terroristico e contro tutte le azioni di violenza ed intolleranza. In una nota del circolo si legge: «Nous sommes Charlie, esigiamo più di ieri ad ogni latitudine il primato della libertà per la stampa e per la società e continueremo a denunciare le illegalità e gli effetti devastanti delle discriminazioni», continua ancora la nota. La società, la democrazia ha bisogno oggi più che mai di giornalisti che diano prova di ordinario coraggio, di competenza e di lungimiranza. L'amministrazione comunale di Mazara ha programmato una serie di interventi in alcune scuole della città. Il 27 gennaio, fanno sapere dal comune, è scadenza la manifestazione di interesse per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento alle normative antincendio e messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino. L'importo complessivo dell'intervento ammonta circa 34.000 euro. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio online del portale istituzionale. Intanto il settore tecnico comunale, considerato un problema di funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'istituto, con procedure di somma urgenza provvederà in tempi brevi ad acquistare una canna fumaria. Altri problemi di riscaldamento, fanno sapere sempre dal comune, saranno presto risolti nella scuola Marino di via Peppino Impastato e nella scuola di via Livorno del terzo circolo. Domani presso la scuola media Vito Pappalardo a Castelvetrano saranno piantati i melograni della legalità. Lo rende noto il sindaco Felice Errante. All'iniziativa sarà presente tra gli altri l'imprenditore castelvetranese Vincenzo Italia, che 2 anni fa subì un grave attentato con il taglio di circa 600 piante di melograni in un terreno di contrada bresciana. È stato lo stesso imprenditore a donare gli alberi che saranno piantati domani. L'iniziativa si terrà alle 9:30. È arrivato un riconoscimento per la Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo. All'Istituto della Diocesi Mazarese è stato assegnato la menzione Recco Città delle Vite, premio istituito nel 2006 dal Consiglio Comunale dell'ente locale Ligure. Il riconoscimento è stato assegnato per l'attività sociale di difesa e tutela della vita svolta dalla Fondazione attraverso iniziative rivolte alle famiglie in difficoltà, sia italiane che immigrate, ai carcerati e agli anziani, nonché per aver sottratto molti giovani all'illegalità, alla cultura dell'odio, della prevaricazione e della vendetta. Una rapina è stata perpetrata ieri sera ai danni della farmacia Barraco in via Madonna del Paradiso a Mazara del Vallo. Ad agire sarebbero stati in 2 armati con il volto coperto. I 2 rapinatori si sono fatti consegnare dalla proprietaria l'incasso della giornata, 450 euro circa, e poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Si è insediato questa mattina il nuovo commissario ad acta dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani. Si tratta del funzionario direttivo della Regione Ignazio Gentile. Il nuovo commissario ha incontrato il personale dell'ente, dirigente e funzionari, ed ha proceduto all'adozione degli atti propedeutici al proprio incarico.
L'assistenza sanitaria nella diocesi di Trapani sarà al centro dell'incontro che si terrà domani pomeriggio a Erice. L'appuntamento è a partire dalle 17.30 al seminario vescovile, dove interverrà tra gli altri il vescovo, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. L'incontro è organizzato dalla Cappellania dell'Ospedale Sant'Antonio Abate e dall'ASP di Trapani. Torna in aula il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, il servizio. Si terrà lunedì prossimo la prima seduta del 2015 del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Il Presidente Vito Cancitano ha infatti convocato due sedute in sessione ordinaria del Massimo Consesso Civico Cittadino che si terranno il 19 e il 21 gennaio. All'ordine del giorno della nuova sessione consiliare sono stati iscritti 35 punti all'ordine del giorno. Tra questi il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio, l'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la modifica del regolamento delle entrate comunali. In scaletta poi figurano anche alcune mozioni come quella relativa al miglioramento del rifugio sanitario per cani di contrada affacciata e quella relativa alla richiesta di interventi urgenti nelle scuole di competenza comunale. Altre due mozioni riguardano inoltre l'ospedale Belaiello e le problematiche relative all'area di emergenza urgenza di via Livorno, nonché la riduzione delle indennità spettanti al sindaco e agli assessori comunali. Entrambe le sedute sono fissate alle 16. Disagi a Mazara del Vallo nell'erogazione dell'acqua, disagi provocati dai lavori di ammodernamento della rete idrica. Al riguardo l'amministrazione comunale mazzarese informa che i cittadini che dovessero avere necessità dell'acqua non erogata possono rivolgersi agli uffici preposti del comune per ottenere un rifornimento tramite autobotti comunali. Ci sono anche le opere dell'artista mazzarese Mario Serra, la seconda Biennale Internazionale d'Arte di Palermo che ha aperto i battenti ieri. Le opere di Serra possono essere ammirate al Teatro Politeamo, ovvero uno dei luoghi espositivi sparsi per il capoluogo siciliano. La mostra, fa sapere il pittore mazzarese, è dedicata all'arte emergente che vi consiglio per allenare l'occhio e approfondire la conoscenza di alcuni degli artisti che in questo momento stanno attirando maggiormente gli appassionati. E siamo allo sport, parliamo di calcio, iniziamo vedendo assieme risultati e classifiche dei campionati regionali. Campionato di eccellenza, girone A, 18ª giornata, Alcamo Parma un Val 2-1, Atletico Campofranco Pro Favara 2-3, Marsala Mazara 3-0, Monreale Riviera Marmi 0-4, Paceco Dattilo 1-0, Ribera Camarat 2-1, San Giovanni Gemini San Cataldese 0-0, Serra di Falco Mussomeli 0-4. La classifica, Marsala in testa con 36 punti, seguita dal Mussomeli con 31, poi Atletico Campofranco e Mazara e Pro Favara 30, Camarat e Parmonval 29, San Cataldese 28, Alcamo e Riviera Marmi 26, Ribera 23, San Giovanni Gemini 21, Dattilo 20, Paceco 17, Serra di Falco 12, Monreale 1. Campionato di promozione, girone A, 18ª giornata, Audace Partinico, Castel Termini 3-0, Castellammare Raffadali 0-0, Empedoclina Borgata Terrenove 2-2, Favignana Sciacca 3-0, Folgore Saremi 2-1, Libertas 2010 Aragona 2-0, Ligni Carini 0-0, Siculiana, Delfini Vergine Maria 2-1. La classifica, Raffadali in testa con 40 punti, poi Folgore 39, Libertas 36, Ligni e Castellammare 30, Borgata Terrenove 27, Siculiana 26, Empedoclina 23, Delfini Vergine Maria 22, Castel Termini e Saremi 20, Favignana 19, Aragona 17, Carini 16, Sciacca e Audace Partinico 15. Infine chiudiamo con il campionato di prima categoria, girone A, 16ª giornata, Ares Menfi, Atletico Corleone 2-1, Fulgatore Giuliana 1-0, Libertas Marsala, Provilla Abate sospesa, Marian Strasatti, Ezio Roma 0-4, Nuova Sancis Avvenire 3-0, Sparta Palermo Iatina 1-1, ha riposato il Real Unione. La classifica, Ares Menfi guida con 35 punti, poi Sparta Palermo 32, Nuova Sancis 29, Fulgatore 22, Libertas Marsala e Giuliana 21, Atletico Corleone 20, Iatina 19, Marian Strasatti, Real Unione 17, Zio Roma 16, Avvenire 8, Provilla Abate 5. Netta sconfitta dunque ieri per il Mazara nel derby con il Marsala, un 3-0 secco che fa scivolare Canarini al terzo posto in classifica, mentre i libetani allungano in testa il servizio.
È andato al Marsala il derby d'alta quota contro il Mazzara, andato in scena ieri pomeriggio allo stadio Lillibetano Nino Lombardo Angotta. 3-0 il risultato finale del big match della 18ª giornata del girone A del campionato di eccellenza, che consente ai lillibetani di prendere largo in vetta alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Mussomeli, mentre fa scivolare Canarina al terzo posto con appena 6 punti conquistati nelle ultime 8 giornate. Un derby non propriamente spettacolare dal punto di vista tecnico, a causa soprattutto di un terreno di gioco decisamente da rivedere. Il Marsala di mister Rosario Pergolizzi conferma quindi il buon periodo di forma, mentre sul Mazzara di mister Nicola Terranova sembrerebbero iniziare a pesare troppo i disagi vissuti dall'inizio della stagione. La cronaca del match ci porta al terzo minuto con il tentativo senza pretese del giovane canarino Cimino. Passano 7 minuti e i padroni di casa vanno in vantaggio. Il Mazzara perde palla a centrocampo, la sfera arriva a Riccobono che fa quello che vuole sulla fascia destra e pennella un cross in aria per Cortese, che anticipa il disattento Esposito di testa e trafigge Iacono sul primo palo. La partita si mette quindi subito bene per la capolista. A questo punto ci si attende la reazione del Mazzara, ma da segnalare c'è soltanto al 29esimo un tentativo in acrobazia in area di rigore di Lombardo con la sfera che finisce lontanissima dalla porta difesa da Maltese. Passa un minuto e mister Terranova effettua la prima sostituzione. Fuori Cimino, dentro Falsone. Al 33esimo un nuovo tentativo in acrobazia del solito Lombardo. Questa volta il difensore centra lo specchio della porta ma senza creare alcun problema al numero 1 azzurro. Sul capovolgimento di fronte è Gancitano a tentare il tiro da fuori, para Iacono. Al 41esimo bella azione in verticale dei padroni di casa, Cortese ha la palla buona del 2-0 sui piedi, ma il suo tiro è centrale ed è facile preda dell'estremo difensore gialloblu. Il gol del raddoppio del Marsala arriva comunque 2 minuti dopo, il solito Riccobono semina il panico sulla fascia destra e cross in aria, dove la corrente testa non si lascia sfuggire l'occasione e trafigge Iacono. 2-0 è grande festa in campo e sugli spalti del Lombardo Angotta. Ancora ingenua però nell'occasione la retroguardia canarina. Nel primo tempo non succede più nulla. Nella ripresa, dopo una bella combinazione tra gli azzurri Convitto e Riccobono, con il primo che non riesce a colpire bene il pallone in area di rigore, mister Terranova effettua la seconda sostituzione inserendo De Benedictis al posto di Pirrone, anche se il corso della partita non cambia. Anzi, al 12esimo il Mazzara resta in 10, Falsone si infortuna ed è costretto ad abbandonare il campo. I gialloblu non hanno in panchina un altro juniores da schierare. Al 14esimo ci vuole un'uscita provvidenziale di Iacono fin quasi a centrocampo per evitare il terzo gol dei padroni di casa. Passa un minuto e in casa Mazzara piove sul bagnato. Esposito entra in maniera scomposta su un avversario e viene ammonito per la seconda volta dal signor Cattaneo di Civitavecchia. Espulsione inevitabile e Canarini in 9 contro 11 con 2 gol da recuperare. Passano 4 minuti e cala definitivamente il sipario sul derby. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Riccobono viene anticipato in aria da un difensore del Mazzara. La sfera arriva all'appostato ed ex Toto Maltese, che di prima intenzione fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Per il Mazzara è davvero notte fonda. Fino al triplice fischio finale non c'è più niente da segnalare, tranne un contropiede lillibetano al 22esimo minuto non sfruttato a dovere da testa. A fine gara i giocatori del Marsala esultano sotto la curva dei tifosi azzurri. Per il Mazzara è una domenica da dimenticare in fretta. E nel dopogara visibilmente soddisfatto il tecnico del Marsala Rosario Pergolizzi, che sentiremo tra poco, mentre non è stato possibile intervistare il tecnico del Mazzara Nicola Terranova. Sentiamo allora l'allenatore azzurro. C'è da fare i complimenti alla mia squadra, perché difficilmente glieli faccio, per come ha affrontato la partita contro un'ottima squadra, perché se noi andiamo poi a parlare e a leggere la partita, primo tempo si è fatto il primo gol, poi abbiamo raddoppiato, comunque il Mazzara è sempre stato in partita, ha dato sempre la sensazione comunque di poter metterci in difficoltà. Nel secondo tempo, diciamo che dopo il loro infortunio, comunque l'espulsione, è cambiata la partita e per noi è stata più facile. Però ecco, in questo momento non mi va di ridimensionare una vittoria importante che è quella del Marsala, però credo anche che Mazzara, i numeri, i fatti dicono che giochi bene al pallone, che c'è un ottimo allenatore, che c'è un organico importante, quindi questo credo che sia importante sia per il Mazzara ma anche per noi, perché abbiamo battuto un'ottima squadra. Noi stiamo cercando di crescere fin quando io sono arrivato sotto il profilo fisico, ma soprattutto sotto l'aspetto tattico della lettura della partita, di come stare in campo, e questo lo stiamo facendo bene, ma probabilmente ci abbiamo ancora margini di miglioramento e avremo delle partite difficili dove comunque dobbiamo stare con i piedi per terra e dobbiamo avere quell'umiltà che ci permette di arrivare fino alla fine. È normale che oggi
siamo soddisfatti, perché vincere un derby, passare un turno di Coppa Italia e tutto questo lo prendiamo, perché non può che non dispiacerci, ma ci deve rendere questo, ecco, anche perché comunque facciamo questo lavoro e ti gratificano i risultati, però sappiamo che ancora è lunga, ci sarà tanto da lavorare, soprattutto ci saranno partite difficili. Diciamo che questo è un piccolo salvadanaio che ci permette, ecco, di vedere anche le cose in maniera diversa. Ho sempre detto ai ragazzi e anche alla società che dobbiamo vivere giornalmente, sappiamo quello che possiamo fare, quello che è il valore che possiamo avere, però comunque l'umiltà e rimanere con i piedi per terra credo che siano le cose principali per raggiungere grandi obiettivi. Poi c'è il lavoro, ci sono i sacrifici e c'è anche la programmazione. Diciamo che quando queste cose vengono unite probabilmente si può fare bene. Noi siamo qua per cercare di far sì che avvengano queste cose qua. E vi ricordo che la telecronaca della partita sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera alle 21.30. Il TG Vallo è arrivato al termine, vi do appuntamento all'edizione di domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.